intervento sul sito molto breve da parte di Roberto e poi qualche cosa mi appartiene. Buonasera a tutti, si sente? Sono Vito Palomito, rappresento il comitato degli sfrattati di Roma. Permettetemi una piccola digressione personale. 94 anni fa, al Teatro Manzoni, ci fu la separazione tra il Partito Socialista e la fondazione del Partito Comunista e mio nonno, Vito Paolo V, era presente. Spero che, guardandoci da dove si trova, apprezzi questa stranissima coincidenza. Io rappresento in maniera molto strana una realtà, quella degli sfrattati per finita locazione. Fino a due mesi fa abitavo in una umile ma bellissima casa al centro di Roma e ora invece abito ospite di amici. Chi vi parla è stato allontanato da sei tutori dell'ordine più un funzionario, perciò avete di fronte un pericoloso soggetto, questo ve lo dico in caso di future conseguenze. E ho potuto sperimentare, mio malgrado, l'efficienza dello Stato nell'applicare le leggi e la inefficienza di chi dovrebbe tutelare quello che le leggi hanno portato. Dunque, una persona attraversa la sua ex casa, esce sul cortile e si trova da solo. Questo è, lo trovo assolutamente inconcepibile. Chi vi parla ha vissuto pochissimo in Italia, perché per circa 30 anni sono stato in giro per il mondo. Nel 2005 sono stato una delle ultime persone che ha abbandonato Baghdad, dove mi trovavo per lavoro, ma così sono andato via da Teheran, sono andato via da altri posti dove mi portava il mio lavoro di corrispondente. E la mia attività mi ha impedito di apprezzare molte cose dell'Italia e nello stesso tempo mi ha dato uno sguardo disincantato nei confronti di quello che accade dalle altre parti del mondo. Non penso che ci siano paesi considerati di alto tasso di civilizzazione che trattino i propri cittadini come sto personalmente sperimentando in questo periodo, dove l'unico approdo degno di nota è stato l'Unione Inquilini, dove mi recai quando ancora nel 2013 mia madre era ancora vivente, spiegai una situazione estremamente complessa. Mia madre era una delle sopravvissute all'olocausto, perciò aveva bisogno di estrema attenzione. Fin quando la mamma è rimasta in vita, nessuno si è affacciato in casa. Dopo di questo ci sono stati 7 accessi dell'ufficiale giudiziario in 6 mesi, dunque una condizione di vita assolutamente incompatibile con la minima decenza, non dico neanche qualità della vita, dico proprio decenza. Sapere che ogni mese veniva un'irruzione di persone sempre più aggressive, dove le persone dell'Unione Inquilini hanno fatto meravigliosamente da front line e io sono stato difeso da persone dai 60 agli 85 anni e questa cosa mi ha fatto rivedere quello che significa solidarietà, che è una questione molto rara, una materia difficilmente acquistabile, ma la solidarietà è partecipazione, come diceva una canzone molto importante, ma solidarietà è anche condividere momenti non particolarmente felici, condividere momenti dove nessuno di noi si vorrebbe immedesimare e nessuno di noi vorrebbe viverli.
non ho molto da aggiungere a questo interessantissimo dibattito dove sono stato cortesemente invitato e dove ringrazio ancora tutta la struttura per avermi portato qui. Ringrazio principalmente perché in un momento così buio della vita, voi immaginate una persona che figlio unico con una mamma che se n'è andata a 92 anni, che è stata sempre vicino, non avendo famiglia, non avendo altri fratelli, dunque avendo inglobato tutto il mio mondo in quella casa, portandomi via quella casa se n'è andata via anche una parte di me e nello stesso tempo si è affacciata una voglia di partecipare per quanto mi è possibile, per quanto le mie condizioni di salute mi consentono, a tutte le vostre attività. Io intanto vedrei bene e noto anche con molta attenzione l'intervento della delegata della Tunisia. Capisco che per loro è difficile attraversare tante difficoltà una dopo l'altra. Penso che l'Unione Inquilini ha una capacità di proiezione che oltrepassa la nostra nazione, oltrepassa quello che può essere le varie esperienze già condivise in ambito europeo. La parte del Mediterraneo ci appartiene mentalmente e affettivamente e penso che noi potremmo, noi in questo momento intendo come Unione Inquilini, mi sono appropriato di questo. Potremmo ben strutturare una parte dedicata a donare esperienze positive, esperienze assolutamente straordinarie e non condivisibili da nessun'altra struttura. Chi vi parla ha avuto il privilegio di essere stato nominato nel 2009 delegato alla mobilità sostenibile e all'innovazione tecnologica dal presidente del municipio Roma Centro Storico, dunque un ruolo assolutamente meritorio e non di equiparazione economica, se vogliamo parlare, zero e monumenti, questo si può leggere sulla mia cartella. Perciò la condivisione è fondamentale, forse non solo strutturarsi per proiettarsi verso nuove realtà, ma conservare anche quello che è la vostra struttura di base, perché le persone più grandi fanno la differenza pur avendo persone giovanissime che servono come struttura di base e nuova vitalità. Perciò vi auguro un splendido proseguimento e vi ringrazio.